Per quanto tempo continuerà tutto questo? Io non credo in te, non hai mai ascoltato le mie preghiere. Allah, abbi pietà di me. Non posso sopportarlo a lungo. Perdonami, Dio. Non voglio più vivere. Dio, mostrami la tua misericordia. Ti prego di aiutarmi. Figli, dolci figli, miei adorabili figli, voi siete miei figli, non avete bisogno di chiedere, voi avete l'autorità. Io sono l'oceano dell'amore e voi siete miei figli. Io sono l'oceano della pace. E voi siete miei figli. Io sono l'autorità onnipotente. Voi siete miei figli. Ogni cosa che è mia è vostra. È solo che avete dimenticato. Vi siete dimenticati di me. Non vi ricordate nemmeno della vostra identità. Figli, chi eravate, chi siete diventati e chi diventerete, io ve lo dirò. Il vostro mondo, il vostro pianeta, è un palcoscenico. E voi venite qui per interpretare la vostra parte, ma vivevate con me nella dimora suprema. Il mondo delle anime, la dimora della pace. Questa dolce casa silenziosa è la mia casa, come pure la casa di voi anime. Adorabili figli, 5.000 anni fa, lasciando la vostra casa, il mondo delle anime, siete venuti qui, nel mondo fisico, per recitare le vostre parti in questo mondo. Avete bisogno di indossare un vestito e così indossate un costume fisico. Figli, così come il vostro mondo è un ciclo di 24 ore, mattina, pomeriggio, sera, notte, e è un ciclo di 365 giorni, con le stagioni della primavera, estate, autunno e inverno, allo stesso modo, il vostro mondo ha un ciclo di 5.000 anni. E viene chiamato ciclo del mondo, ciclo del tempo. Anche questo ciclo del mondo ha quattro parti. Venite, lasciate che vi sveli i segreti relativi al ciclo del mondo e alla vostra parte in esso. Dolci.
Dolci figli, guardate la prima era del vostro ciclo del mondo. Divinità, amore, felicità, beatitudine, unità, tale era. Tale era è dotata di queste qualità. Come siete voi, così è il vostro mondo. Il vostro potere interiore è la base del vostro mondo esteriore. Il vostro corpo è sano e perfetto. La natura coopera totalmente con voi. Nel tempo, le stagioni sono sempre verdi. Vivete in palazzi tempestati di pietre preziose e gemme. C'è un'abbondanza di bellezza e prosperità ovunque. C'è una religione, un reame, un linguaggio, una cultura. I vostri pensieri hanno il potere della purezza. Comunicatevi, capite l'un l'altro attraverso i vostri pensieri. Volate con i vostri aerei personali e questi velivoli funzionano attraverso il potere della vostra mente. La procreazione avviene attraverso il potere divino dei vostri sentimenti puri. Questo è il mondo immortale. Dopo una durata di circa 150 anni, scegliete volontariamente di lasciare il vostro costume corporeo e prendere un nuovo costume corporeo. Questo è il periodo del vostro mattino, del vostro mondo. Questo periodo di 1250 anni è la prima era del ciclo del mondo, l'età dell'oro. Sempre più anime continuano poi a venire nel vostro mondo fisico, dal mondo delle anime. Proprio come voi, vengono a interpretare la loro parte. Nel vostro mondo, la popolazione continua gradualmente ad aumentare. Dolci figli, voi vivete così felicemente nel vostro mondo da non ricordarvi nemmeno di me. Vi ricordate, cari figli? Eravate voi e questa è la vostra storia. Dopo l'età dell'oro, che è il periodo del mattino, inizia il periodo del pomeriggio nel vostro mondo. Mentre il tempo continua a scorrere, voi anime pure vivete beate nel vostro mondo.
ma a causa del prendere una nascita dopo l'altra, il vostro potere dell'anima comincia gradualmente a diminuire. Ma vi ricordate ancora di essere un'anima e che indossate un costume corporeo solo per recitare la vostra parte in questo mondo. E vi ricordate che purezza, pace, amore, potere, felicità, conoscenza e beatitudine sono la vostra religione, la vostra natura. Ogni anima nel vostro mondo è divina, ogni anima è una deità e questa è l'età dell'argento. Ricordate, dolci figli. Eravate voi che vivevate nell'età dell'oro e nell'età dell'argento, il giardino dell'Eden, il paradiso, utopia. Persino oggi ricordate quell'epoca, perché voi avete sperimentato il paradiso sulla terra. Alla fine dell'età dell'argento, 2500 anni del ciclo del mondo sono completati. Essendo stati impegnati nel compiere azioni così a lungo, il vostro potere, che è il potere dell'anima, è leggermente diminuito. Figli, ora inizia il periodo della sera del vostro mondo, chiamato l'età del rame. Fino a questo punto tutto era legato dal filo dell'unità, una sola religione, quella della verità prevaleva, ma l'età del rame segna l'inizio della dualità tra giustizia e ingiustizia, verità, falsità, felicità, tristezza. Dalla vostra dimora originale, il mondo delle anime, le anime, vostri fratelli, continuano ad arrivare nel vostro mondo e la popolazione continua ad aumentare. Voi anime cominciate a dimenticare la vostra vera identità. Iniziate a pensare che il vostro corpo sia la vostra identità. Questa è chiamata coscienza del corpo. Figli, iniziate così ad essere attratti dai vostri costumi corporei e dai costumi corporei delle altre anime. Questo segna l'inizio della lussuria. La purezza dei pensieri inizia a diminuire. Rabbia, avidità, attaccamento. Ego. Questi vizi stanno gradualmente diventando i tratti della vostra personalità, i samskara. E proprio come quando il corpo diventa debole e sviluppa malattie, in maniera simile, quando l'anima comincia a diventare debole, inizia a sperimentare dolore, preoccupazione, per la prima volta in questa era. Dolci figli, a questo punto voi anime cominciate a ricordarvi di me. Ora voi cominciate a pensare a me, il vostro Padre Supremo, nella cui ombra di luce e potere vivevate nel mondo delle anime. Avete vaghi ricordi che io sono incorporeo, che sono luce, che sono un oceano di pace. E per potervi ricordare di me, costruite una mia forma simbolica, lo Shiva Jyotirling. Ma poiché vi considerate un corpo, cominciate anche a creare me in una forma fisica, nonostante io sia incorporeo.
Cominciate a ricordare l'età dell'oro, Satyuga, e quindi iniziate a costruire gli idoli dei vostri antenati, considerandoli la mia immagine o forma. Li adorate per ricevere pace e felicità. Dolci figli, avete dimenticato che eravate voi le anime divine dell'età dell'oro e che dopo aver cambiato il vostro costume diverse volte, avete raggiunto l'età del rame. Capite, figli, chi è che adorate? Questo è il tempo quando le grandi anime elevate lasciano il mondo delle anime e scendono nel mondo fisico a interpretare la loro parte. Queste anime pure vengono a mostrarvi la via della pace e della felicità. Essi vengono a farvi ricordare di me e della vostra identità. Voi figli mi stavate cercando in varie forme. Zoroastro e Abramo sono venuti e vi hanno dato il messaggio che Dio è uno, Dio è luce. Mosè ha avuto visioni divine di luce e gli vi ha insegnato a ricordare Dio nella forma incorporea, quella di un punto di luce. Maometto arriva nel vostro mondo e ricevete gli insegnamenti attraverso il Corano. Buddha è venuto nel vostro mondo e vi ha insegnato l'importanza della compassione. Gesù Cristo è venuto e vi ha insegnato a seguire i miei insegnamenti. Dio è luce. Lascia che la tua luce brilli davanti agli uomini, in modo che possano vedere la tua bontà e lodare te che sei in cielo. Mahavir è venuto e vi ha ricordato che siete un'anima. Shankaracharya è venuto e vi ha mostrato il cammino per tornare dalla dualità all'unità. Dolci figli, questi miei figli speciali sono venuti dal mondo delle anime per collegarvi con me. Voi però avete continuato a collegarvi con loro, purezza, verità, amore. Essi vi stavano ricordando la vostra religione, la vostra natura, ma avete cominciato a creare molte religioni. Essi vennero per aumentare l'unità tra di voi, ma voi avete iniziato a dividervi gli uni con gli altri, sulla base della religione, dello stato, della cultura, del linguaggio. Tutti i loro insegnamenti erano gli stessi, ma poiché avete cominciato a collegarvi con i diversi insegnamenti e con i diversi insegnanti, vi siete divisi in diverse credenze e il vostro mondo inizia a cambiare in accordo al vostro stato interiore. Ve ne ricordate, figli miei? Questa è la vostra storia. E dopo la durata di 1250 anni, l'età del rame è completata. Adesso inizia la quarta era del vostro ciclo del mondo.
che chiamate l'età del ferro. Anche questa era dura 1250 anni. In questa era tutte le rimanenti anime che sono nel mondo delle anime verranno nel vostro mondo e perciò la popolazione mondiale aumenta significativamente. Figli, voi siete un'anima pacifica e potente. Ora avete completamente dimenticato. Avete dimenticato il vostro corpo, il nome, la religione, lo status, le relazioni, la posizione, la ricchezza. Avete cominciato a credere che tutte queste cose fossero la vostra identità. Voi cercate la felicità dalle cose che possedete, l'amore dalle persone, il potere dalla posizione e la pace dai luoghi. Quanto più li cercate all'esterno, tanto più vi sentite vuoti dentro. Lussuria, rabbia, avidità, attaccamento, ego, gelosia, odio, pigrizia. Tutti questi vizi stanno raggiungendo il loro estremo. La purezza, gli sforzi e l'autorità dei santi e dei saggi sostengono il vostro mondo. Danno un enorme contributo nel proteggere voi anime. Guru Nanak è venuto e vi ha spiegato che Dio è uno. Sai Baba è venuto e cosa ha segnalato? Che Dio è uno, il Signore di tutti. Essi vi stavano collegando con me, ma voi avete continuato a vagare. Guerra, malattie fisiche e mentali, morte prematura, calamità naturali. Tutte queste cose rendono la vostra vita difficile. Il potere del vostro pensiero si è indebolito. Così ora avete iniziato a fare affidamento sul potere della scienza. Dolci figli, cos'altro devo dirvi? A causa del vostro stato avete impoverito il vostro mondo, portandone nell'estrema età del ferro. Siete disturbati dallo stato del mondo che voi stessi avete creato. Così, ora mi state chiamando. Volete essere liberati da questo mondo che è pieno di peccati. Alcuni di voi credono che questo mondo finirà a causa di una devastazione, ma il mondo non finirà. Il tempo della trasformazione del mondo è iniziato. Adorabili figli, il vostro ciclo del mondo di 5.000 anni sta per essere completato. Il vostro mondo non può continuare a funzionare in questo modo. Dopo il buio pesto della notte, il mattino è destinato a sorgere. Il mondo non può essere trasformato dalla scienza o da nessun altro potere. La trasformazione del mondo avverrà solo attraverso la vostra trasformazione, perché è il vostro stato che crea il vostro mondo. Io vi avevo promesso
che quando l'ingiustizia avrebbe raggiunto il suo apice nel mondo, io sarei venuto nel vostro mondo. Dolci figli, in accordo alla mia promessa, io lascio il mondo delle anime e discendo nel vostro mondo. Questo periodo di tempo è una piccola era nel ciclo del mondo. È la quinta era, chiamata età della confluenza, l'età più benefica. Dolci figli, lasciate che vi mostri questa età della confluenza. 1936, Hyderabad, nel Sindh. Dadale Kraj è un popolare gioielliere, Sindhi. Oltre a prendersi cura della famiglia e delle responsabilità lavorative, è molto noto nella società per il suo acume negli affari e il profondo senso di servizio, e ha anche un'inclinazione per la spiritualità. Un giorno, mentre Dada era a Benares, ha una strana esperienza. Ha visioni di guerra, violenza, disastri naturali. Oh Dio, ti prego, ferma tutto questo. Fermalo. Non posso sopportare di vederla ancora. Mostrami la tua forma misericordiosa. E allora da Davide delle stelle volare sopra il fumo della distruzione e andare su nel mondo delle anime. Pochi giorni più tardi, quando suo zio Mool Chand lascia il corpo, Dada ha una visione dell'anima. Dada inizia a diventare distaccato. Egli crede che ogni cosa stia per finire. E inizia a trascorrere più tempo nella solitudine. Dada ha un'altra visione. Delle stelle brillanti vengono giù e prendono una bellissima forma divina. Nel vedere questo, gli occhi di Dada si sono inumiditi di lacrime. Egli sente una voce. Tu devi creare questo mondo. Dolci figli, Dadale Kraj non capì. Non capì che gli stavo mostrando quelle visioni. Figli, la storia del mondo è molto lunga, ma lasciate che ve la mostri brevemente. Dada era seduto in un incontro religioso, in un satsang, con la sua famiglia e all'improvviso si alza e se ne va. Sua nuora Brijindra lo segue e nota che Baba è immerso in profondi pensieri. C'è una luce intensa tutta intorno a lui. I suoi occhi brillano e in un tono lieve c'è una voce che proviene da lui. Io sono l'essere beato, io sono Shiva, io sono l'essere luminoso, io sono Shiva, io sono l'essere pieno di conoscenza, io sono Shiva. Né Brijindra né Dada capirono. Non capirono che io mi stavo presentando tramite lui. Dolci figli, così come voi avete bisogno di un corpo per agire in questo mondo,
Così anche per me, per potervi parlare, ho bisogno di usare un corpo umano come medium. Ma io non entro nel ciclo di nascita e morte come fate voi. Ho bisogno solo di usare la bocca, una bocca umana, per darvi i miei messaggi. Anche se io posso spiegarvi ogni cosa attraverso l'ispirazione, poiché il vostro potere dell'anima si è ridotto, voi non capite più il linguaggio dei pensieri, capite solo le parole che vengono pronunciate. Questo è il motivo per cui io prendo il supporto del corpo di Dadale Kraj per spiegarvi la conoscenza riguardo a me, a voi stessi e riguardo gli aspetti del tempo. Lasciate che vi mostri cosa è successo dopo. Numerose famiglie vengono a incontrare Dada. Non appena arrivano, alcuni di loro hanno visioni divine della mia forma incorporea, mentre altri hanno visioni dell'età dell'oro che verrà presto instaurata. Utilizzando Dada come strumento, vi do la conoscenza della vostra natura innata. Voi non siete il corpo, siete un'anima immortale e imperitura. Siete un'anima pura, un'anima potente, un'anima beata. Io vi do la mia vera e completa introduzione. Io sono l'oceano della purezza, l'oceano dell'amore, l'autorità onnipotente. Io non vengo nel ciclo di nascita e morte. Sono venuto direttamente dal mondo delle anime, alla fine dell'età del ferro, per purificarvi. Figli, voi avete dimenticato che eravate nell'età dell'oro e ora, con la purezza, la conoscenza e la meditazione, dovete instaurare nuovamente l'età dell'oro in questo mondo. Voi figli cominciate a ricordare e a collegarvi con me, Dio l'incorporeo, e vi impegnate a fare sforzi per trasformare i tratti della vostra personalità. Voi figli mi chiamate affettuosamente Shibaba. Io sono il vostro Padre Supremo. Dolci figli, io sto portando avanti quest'opera di trasformazione del mondo. Dada è solo uno strumento. Dada stesso sta facendo sforzi per mettere fine ai suoi difetti e debolezze. E io do a Dadale Kraj il nome di Prajapita Brahma. E i figli lo chiamano Brahma Baba. Rade nutre tutti i figli e così loro la chiamano Mama, madre. Figli, a causa della pratica del celibato, c'è tantissima opposizione. Le ragazze a casa vengono oppresse, ma io sono con loro. Così loro superano ogni ostacolo con stabilità. Dopo 14 anni di meditazione, di tapasya, questo primo gruppo di 300 figli nel 1959 si trasferisce da Karachi a Mount Abu nel Rajasthan. I miei figli sono pronti e io inizio a inviarli in diversi angoli del paese. Essi devono dare a tutti il messaggio
che io, l'anima suprema e incorporea, sono venuto in questo mondo usando il potere della conoscenza e della meditazione. L'età dell'oro sarà creata. Dolci figli, io sto portando a termine quest'opera di trasformazione del mondo. Brahma Baba ha raggiunto il suo stadio di perfezione il 18 gennaio del 1969, ma la mia opera continua a diffondersi velocemente in tutto il mondo. Seguono uno stile di vita meditativo mentre vivono inculcando la conoscenza spirituale, meditando e con il potere della purezza, sono stati coinvolti nella mia opera di trasformazione del mondo. Dolci figli, avete capito? Questa è la vostra storia. Eravate voi che vivevate nell'età dell'oro. Eravate voi che siete arrivati nell'età dell'argento. Poi siete giunti nell'età del rame. E ora avete raggiunto l'apice dell'età del ferro, in cui siete così travagliati. E chi l'ha creata? È stata la vostra natura di lussuria, rabbia, avidità, ego e attaccamento ad averla creata. E il nuovo mondo che state aspettando, chi creerà quel mondo? Siete voi a crearlo. Cosa state pensando, cari figli? Sin dall'età del rame avete continuato a dire che quando ci sarà un'ingiustizia estrema nel vostro mondo, io verrò qui dal mondo delle anime. Io sono venuto a darvi la conoscenza e la forza per creare i tratti della personalità dell'età dell'oro. Non pensate che l'età dell'oro sia lontana. L'età dell'oro è quasi qui. Da un lato, molti dei miei figli, che sono schiavi dei vizi, stanno portando l'età del ferro al suo culmine. E dall'altro lato, pochissimi miei figli, mentre vivono a casa loro, usano il potere della conoscenza e della meditazione e stanno creando l'età dell'oro. Dolci figli, ora la decisione è vostra.